Buongiorno a tutti quanti. Ci siamo lasciati un paio di settimane fa con mi sa che chiudo la prima, Luigi. Ecco, con questa situazione qua. Vi ricordate, stiamo leggendo il libro di Giona e riflettevo che il Signore proprio mi ha messo questo libro nel cuore di predicare, perché c'ha molti risvolti per la situazione di ciascuno di noi e per la situazione anche della nostra Chiesa. E abbiamo detto che Giona era di Gat Efer, quassù. Il Signore gli aveva detto di andare a Ninive, lassù, e lui decide di andare prima a Iafo, Giaffa, per prendere una barca e andare a Tarsis, che era in Spagna. Lui a Tarsis non ci arriverà mai. Vedete che c'è un piccolo tratto di mare, probabilmente si è fermato là. È lì che è successo tutto quanto. Ninive è una città dove il Signore l'avrebbe chiamato a testimoniare, e era una città piena di peccatori, non erano credenti, nessuno era credente. E Giona decide, invece di fare la cosa semplice ma costosa per lui, testimoniare di Cristo in una città vicina, relativamente vicina, 7 giorni di cammino, decide di prendere una nave che ci mette 3 anni per andare e tornare, ma lui sicuramente non voleva più tornare. Giona sta letteralmente andando nella direzione opposta di quella che vuole il Signore. Allora, cosa fa il Signore? Manda una tempesta. Questo è il racconto della tempesta che si svolge. I versetti sono dal capitolo 1, da 4 a 16, e dice così: il Signore scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: che fai qui? Dormi? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse egli si darà pensiero di noi e non periremo. Poi si dissero l'un l'altro: venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi capita questa disgrazia. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora gli dissero: spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Egli rispose: sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono: perché hai fatto questo? Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore, perché egli li aveva messi al corrente della cosa. La prossima. Poi gli dissero: che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi? Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose: prendetemi e gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia. Tuttavia quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono al Signore e dissero: Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente, poiché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto. Poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Allora questi uomini furono presi da grande timore del Signore e offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Allora, quando si scatena la tempesta, Giona sa perfettamente perché si scatena la tempesta. Non è la prima tempesta che abbiamo visto nelle scritture. Non so se vi ricordate, un po' di tempo fa abbiamo fatto proprio una serie di messaggi sulle varie tempeste che ci sono qui. Per esempio c'è una tempesta annunciata dal profeta Geremia 23, da 19 a 20. Ecco la tempesta del Signore, il furore scoppia, la tempesta imperversa scroscia sul capo degli empi, l'ira del Signore non si placherà finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete appieno. Il Signore è colui che manda le tempeste nella vita di Giona, ma anche nelle tempeste nella vita dei credenti.
I marinai sono esperti di quel tratto di mare, di quel pezzettino di mare, e subito capiscono che non si tratta di una tempesta normale. Non c'era nessuna nuvola all'orizzonte, nessun temporale, non è preceduta da nessun vento, non è annunciata, è così scoppiata all'improvviso, come niente, con niente che l'abbia anticipata. È per questo che invece di remare, di pensare a remare, di lascare la randa, si vede che mi piace la Coppa America, sono le cose che ho imparato seguendo la Coppa America. La scala e la randa in pratica è quando si prende la randa, che è la vela più grande, e la si unisce e la si fa calare perché non spinga più la nave. E quella è una cosa che normalmente i marinai fanno subito, tirano giù tutte le, quando c'è tanto vento nelle barche a vela, si tira giù tutte le vele per evitare che la nave prenda troppa velocità. E invece di fare tutte queste cose, cosa fanno? Si mettono a pregare. Sì, ma è un problema, quale Dio pregare? Perché sapete, su quella barca c'erano persone di una quantità, normalmente i marinai erano di una quantità di etnie differenti, venendo da diversi gruppi, da diverse tribù, da diversi stati del Medio Oriente. Ognuno aveva un suo dio o più dei. Ora, qual è che si era arrabbiato? È il dio del mare che è stato offeso? O il dio dei marinai? O il dio dei venti? È il tuo o il mio dio? Alla fine, sai che c'è? Preghiamoli tutti quanti, va? Così qualcheduno lo troveremo che si è offeso. Ma una cosa la fanno per governare la nave: prendono e gettano in mare tutto il loro carico. Attenzione, stanno gettando al mare il motivo per cui verranno pagati. E gettandolo in mare probabilmente verranno pure puniti, perché le persone che hanno affidato loro, se sopravvivono, verranno puniti perché gli hanno affidato dei beni, di preziosi, vogliono dei soldi indietro. Però il motivo era che dovevano alleggerire la nave, dovevano alzare quello che si chiama la linea di galleggiamento, la dovevano rendere più leggera, così che stesse un pochino più su delle onde e le onde non la sommergessero. E in tutto questo Giona dov'è? Dorme. Lui, Caruccio, dorme tranquillo, no? dormi tranquillo, asciutto, lì nella notte assorbe tutto. Quello che sa esattamente che si dovrebbe pregare Dio, dorme. Dove si trova? Cosa sta facendo? Semplicemente dorme beato, tranquillo. Ora, agli occhi del capitano della nave, del comandante della nave, che Giona non ci provi nemmeno a pregare un Dio, il suo Dio, questa è un'offesa, un disprezzo per tutti gli altri. Dice: oh, ma che stai facendo qua? Tu devi essere sul ponte a pregare insieme a tutti gli altri, prega il tuo Dio, non a dormire beato. Mi dai la prossima? Guardate questi due versetti. La parola del Signore fu rivolta da Giona, figlio di Amittai, in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita a me. Questo è quando è cominciato tutto. Cosa ha detto il Signore? Alzati e vai. E il capitano che dice? Dice la stessa cosa. Il capitano si avvicinò e gli disse: che fai qui? Dormi? Alzati, invoca il tuo Dio, forse egli si darà pensiero di noi e non periremo. In che cosa si somigliano? In quel alzati, fai qualcosa, Giona, oh, sveglia, è il Signore che ti sta chiamando a fare qualcosa. Allora qui capiamo che Giona era uno di quelli che non era per fare, meglio che fanno gli altri. Evitiamo, lasciamo fare agli altri. Paolo in Romani parla di persone di questo genere. Andate alla prossima, Romani 10, dice così Paolo: ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui nel quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunci? Giona avrebbe potuto salire sul ponte e dire a tutti quanti: un attimo, tranquilli, lo so io, che non, è inutile che preghiate tutti i vari dei, perché tanti degli dei non esistono, ma ora pregherò io il vero Dio, colui che può placare la tempesta, perché io ho deciso di obbedire e di tornare indietro. Pensate che testimonianza sarebbe stata?
Quanti si sarebbero convertiti all'istante vedendo che Giona, che aveva cambiato cuore, aveva detto sì, ok, Dio, ho capito, va bene, faccio quello che vuoi, vado a Ninive, il vento si sarebbe placato, tutti quanti avrebbero detto wow, e chi è questo Dio enorme che fa placare una tempesta? Un Dio che non conosco, perché Giona ancora una volta fugge. Per Dio non lo conosceranno mai. Due applicazioni per noi. La prima: quando vediamo gli altri nel pericolo, che invocano altri dei, preghiamo assieme a loro, indicandogli qual è il vero Dio da pregare, oppure dormiamo come faceva Giona. Attenzione, perché nei momenti di pericolo noi abbiamo sì Dio, ma abbiamo una serie infinita di altri piccoli dei accessori intorno: il denaro, la fama, l'amico potente a chiedere la raccomandazione, tutte cose che sì, è vero, possono aiutare, ma che spesso vanno a sostituire la preghiera al nostro Dio, al vero Dio. Come credenti siamo tenuti a salire sul ponte dove gli altri ci vedono, ci guardano, perché gli altri guardano. Se noi siamo testimoni di Cristo e diciamo che crediamo in Cristo, quando ci sono tempeste nelle nostre vite, gli altri guardano come affrontiamo le nostre tempeste. E se noi preghiamo a tutti gli altri dei senza pregare l'unico Dio, la testimonianza sarà molto, molto scadente. Tutti ci vedono. La seconda applicazione è, ve la spiego con un versetto, va. Romani 10, versetto 9, che è il versetto che sta prima a quello che abbiamo letto. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Ora, che cosa dice qui? Se abbiamo confessato con la bocca, bocca che significa bocca, testa, cervello, cuore, quello che dobbiamo fare è confessare che abbiamo, dice, se abbiamo, avrei confessato e avrei creduto con il cuore. Ricordo ancora una volta, per l'ennesima volta, che il cuore per gli ebrei era il centro del ragionamento, era il centro della logica. Qui Paolo che sta dicendo: se tu confessi tutto con la bocca, quello che hai capito, che hai capito, che non è che senti, oh Dio mio che bello Dio, no no, hai capito che c'è Dio che è al controllo di tutto e che può aiutarti. Se tu dici, ok Signore, io ho capito che tu governi la mia vita, allora sarai salvato. Paolo afferma questo in Filippesi 4, versetto 6: non anche angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnandole da ringraziamenti. Ed ecco, Giona sta affrontando una situazione che ha bisogno di preghiera. Giona si alza, va sul ponte. Avete fatto caso una cosa? Tutti gli altri pregano, lui mica prega, è insieme agli altri. È insieme agli altri, spiega agli altri del perché succede tutto quello, ma Giona, il ginocchietto per terra, a dire: Signore, Signore, lo so, lo so, lo so, ho sbagliato, mi pento, sì, va bene, fa cessare questa terribile tempesta. Mica c'è, lui non piega, gli altri pregano, non c'è traccia di un Giona che parli con Dio, perché fino adesso. Poi vedremo nel proseguo del libro che comincerà a parlare dopo Giona. Fino adesso Dio parlava, Giona non rispondeva, faceva cose contrarie a quello che gli veniva detto da Dio. Non cambia nulla quando non parliamo con Dio. Giona tace e la tempesta continua, è chiaro. Viene quindi attuata una nuova strategia dai marinai, opinabile: tirare a sorte. Ora chiaramente non è che è un sistema che viene utilizzato da credenti, non mi prendete bene, però Dio ha sfruttato questo sistema dicendo: ok, quelli tirano a sorte, beh, vedrai che la sorte la faccio cascare su quello che è colpevole, perché io lo posso fare. E inizia a quel punto l'interrogatorio di Giona: che tipo di lavoro fai? Da dove vieni?
qual è il tuo paese? Di quale popolo sei? Io me li immagino proprio come Giona al centro, tutti questi che gli urlano insieme, e questo dice: oh, boni, a chi rispondo per primo? E lui risponde: sono ebreo, sono nato in una famiglia dell'alleanza di Dio, godo nella speranza di essere adottato come figlio di Dio, ho la legge, il culto, il tempio e promesse che non sono state ancora date a nessuna altra nazione, la mia terra è Israele, la terra promessa da Dio che è come il nostro luogo, adoro Dio, l'Eterno, il Dio che ha fatto il mare, la terra e anche questo diamine di tempesta. I marinai erano contenti di prendere i soldi di Giona che stava scappando, perché quando gli ha detto: guardate, io vi pago se mi fate scappare da Dio, erano contenti di prendere. Vabbè, dice, tu scappi da Dio, dacci questi soldi e va bene. Ma adesso capiscono che Giona sta fuggendo da qualcosa di veramente importante, e anche se non conoscono questo Dio lo temono e gli dicono: avete visto, perché hai fatto questo? Queste sono persone che non sono credenti, ma dicono: oh, tu hai offeso il tuo Dio che ha scatenato tutta cosa, perché l'hai fatto? Ci fai morire pure a noi. Non so se vi ricordate questa frase, mi dai la prossima? Genesi 3 versetto 13: il Signore disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. È la stessa frase, proprio nell'ebraico, se lo guardate, io non conosco l'ebraico, ma ci sono degli ottimi commentari che me lo spiegano, la stessa frase che hai fatto, perché qui è tradotto in una maniera differente nei due libri, infatti ho dovuto cercare una traduzione che fosse più simile, ma quella frase, che hai fatto, è la stessa che Dio dice ad Eva e la stessa che i marinai dicono a Giona. Eva credeva forse che Dio non l'avrebbe vista? Giona credeva forse che Dio non avrebbe seguito? Assurdo, inipotizzabile, irrealizzabile. Ma anche noi, talvolta, spesso facciamo lo stesso. Cerchiamo di fare cose sperando di non essere visti da Dio. Oh, se vi è di conforto, per me lo è stato, sappiate che siamo in buona compagnia. Mi dai la prossima? Per esempio, questo è uno che, insomma, il grande re Davide è un nostro sodale, perché faceva le stesse cose. Salmo 23, 32, versetto 5: davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Per cui a noi capita, ai credenti, oh, Davide, il grande re Davide, il Davide di cui Dio diceva: Davide ha un cuore secondo il mio cuore, diceva: oh, un attimo, io ho fatto un macello, Signore mio, io ti chiedo perdono, ammetto davanti a te le mie colpe. E ce ne aveva di belle colpe, eh? Basterebbe che Giona si pentisse, ammettesse la colpa, pregasse, chiedesse perdono e tornasse al Signore, ma non lo fa. Nel capitolo 4 leggeremo queste parole, mi dai la prossima? O Signore, questo è il capitolo 4 versetto 2, o Signore, non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato. Giona non sapeva che è un Dio in quella maniera, ma stava fuggendo. Giona aveva capito il piano di Dio, salvare Ninive, e a Giona non gli piace. E non gli piace: Signore, non voglio che tu salvi i Niniviti, sono persone pessime, fanno schifo, ammazzano. Trova molto inquietante il pensiero della misericordia in attesa di Dio verso i Niniviti. Non la voleva, non la accettava, è per questo che fugge e rimane in assoluto silenzio. E Giona, da figlio di Dio, ribellandosi, tacendo, diventa altro. Mi dai la prossima? Giona 1 versetto 5: i marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. E poi Giona 1 versetto 12: prendetemi e gettatemi in mare e il mare si calmerà, perché io so che questa grande tempesta vi piomba addosso per causa mia. E Giona 1 versetto 15: poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò.
i marinai avevano gettato Giona, che ormai era zavorra, esattamente come il carico. Per alleggerire la nave, la merce alleggeriva la nave dal peso, Giona alleggeriva la nave dal peso del peccato. Era diventato zavorra, inutile, buttela, non serve a niente, anzi è dannosa, buttela via. Sapete, io mi chiedo quante volte sono stato zavorra per Dio, solo zavorra, perché non ho parlato con Dio, perché non ho parlato di Dio e perché ho disobbedito a Dio e perché mi sono ostinato a non ammettere il mio errore. No, Signore, io voglio continuare a fare così, perché sì. Credere in Cristo sì, va bene, ma seduto al posto di pilotaggio, guido io, vivo a modo mio, faccio le mie scelte, seguo i miei desideri e non cerco di coinvolgere il Signore in queste situazioni. Lo so che sono cittadino del cielo, ma mi affido ai soldi, alla carriera, al mio status, al posto di lavoro dove sono, alle mie conoscenze che ho, alla mia abilità, alla fama che ho intorno nella vita sociale, a tutto tranne che a Dio. Ora, se faccio così, anzi, quando ho fatto così, io ero zavorra, zavorra. Una zavorra che appesantisce la nave mia, ma anche degli altri, anche dei non credenti che stanno intorno, l'appesantisce piuttosto che salvarla dalle onde. Io non divento un colui che salva dalle onde le persone che ho intorno, ma un qualcheduno che appesantisce la vita di quelle persone, perché io dimostro nei fatti che invece di essere credente, sì, sono credente, ma mi affido tutto quanto a quello a cui anche tu ti affidi, e sono zavorra. E questo spesso succede anche perché non accettiamo la misericordia imprevista di Dio. E non accettiamo che la misericordia imprevista di Dio è anche per noi, quando capisco di aver smesso di parlare con Dio e di affidarmi a Lui. E io trovo che Dio a quel punto ha una misericordia infinita anche per un suo figlio che è stato completamente ribelle verso i suoi dettami. E sarebbe bastato un bel perdonami, ho sbagliato, avevi ragione tu, ritorna ad ascoltare e a parlare con te, e non sarei più stato zavorra. Ma qual è la nostra identità? Vedete, la predicazione si intitola La nostra identità davanti a un Dio misericordioso. Qual è la nostra identità? La nostra identità come credenti non è di essere un peso. Anche quando attraversiamo momenti di ribellione, di interrogativi risolti, di dubbio, forse c'è una crisi di fede in noi, chi non ne ha avuti, forse siamo sopraffatti dagli eventi, ne abbiamo pregato questa mattina, l'abbiamo detto, che le cose ci montano sopra, siamo stanchi, forse ci sentiamo come se le nostre parole rimbalzassero sul soffitto e tornassero giù e Dio ci avesse dimenticato. E non riusciamo ad accettare che la misericordia inaspettata di Dio sia anche per noi, sia pure per noi, nei dubbi, nella ribellione, quando fuggiamo lontano. Se, anzi, quando ci troviamo lì, dobbiamo continuare a parlare con Dio. Forse non sappiamo neppure cosa dire, perché io, che ti dico, boh, che vuoi che ti preghi? Anche lì c'è la misericordia inaspettata di Dio che ci viene in aiuto. Romani 8, versetto 26. Nello stesso modo, anche lo Spirito Santo ci aiuta giorno per giorno nei nostri problemi e nelle nostre preghiere, perché in realtà noi non sappiamo neppure per che cosa pregare, né pregare nel modo giusto. Ma lo Spirito Santo prega per noi con tale sentimento che non si può esprimere a parole. Dio, eccomi. Dio, io vorrei parlare con te.
ma non ho le parole. Lo spirito dentro di noi ci dice: tranquillo, tranquilla, ci penso io. Questa è la misericordia in attesa di Dio. Questa è l'identità di essere figli e figlie di Dio, amati, ricercati, compresi, aiutati, perdonati. Giona non riuscì ad accettarla. Ma noi non siamo Giona e non vogliamo essere zavorra. E non dobbiamo fare null'altro che fare l'esatto opposto che ha fatto Giona. Giona rimase in silenzio. Noi dobbiamo parlare al nostro Dio. Fermiamoci a pregare. Grazie Padre per la tua parola. Grazie per come ci ammaestri attraverso quello che tu hai scritto, hai fatto scrivere ai profeti per noi. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io non voglio essere zavorra. Io non voglio essere zavorra. Non voglio appesantire di peccato nella vita mia, nella vita di coloro che stanno a fianco mio. Ma io voglio essere tuo testimonio, voglio essere tua testimone in qualsiasi momento, anzi, soprattutto nei momenti dove arrivano le tempeste nella mia vita. Perché voglio essere di testimonianza agli altri e voglio dimostrare come affidarsi agli dèi intorno è inutile, ma posso e devo affidarmi soltanto a te. Per questo, Signore, io prometto di pregarti in qualsiasi momento, di parlare a te in qualsiasi momento della mia vita, che sia bello, che sia brutto. E nel momento in cui io non avrò parole, Spirito Santo, so che tu sei al mio fianco, aiutami a pregare, aiutami a parlare con il Padre mio, perché quello che io voglio fare, testimoniare che io sono figlio, sono figlia, amata, rispettata, avuta a caro prezzo tramite il sangue di Gesù, ricercato, compresa, aiutata, perdonata. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.